La mancanza del lavoro in mostra, di solito questa è una piazza dove praticamente, che è dedicata alle esposizioni, no? Di autovetture, di articoli, sì, di autovetture, di commercio in generale, esposizioni per Natale. Qui invece abbiamo in esposizione il lavoro che manca. L'estetica del lavoro e lo spettacolo della merce umana. Qua la domenica vediamo le autovetture, articoli di consumo. Qui invece voi avete messo in mostra il lavoro che non c'è in pratica, giusto? E quale, diciamo, secondo voi è una strema ratio dopo le lotte? Ormai è l'arrivo di un percorso o è l'inizio di un percorso questo? Per noi è l'inizio di un percorso, anche se abbiamo già fatto tante iniziative, però questa a mio parere è una delle iniziative più belle fatte fino ad oggi. Tu sai, scusa, io sono Domenico Del Brocco della Marangoni. Okay. E da ieri siamo in mobilità e dicevo, questa è una bella iniziativa perché sia il politico o il semplice cittadino può toccare con mano la realtà che era la nostra realtà. Cioè, tutti i prodotti che fino a ieri producevamo e che oggi purtroppo non ci sono più. Tra l'altro, se non ricordo male, poi Marangoni vi ha usato anche per una sorta di trattativa, no? Nel senso che diceva, se voi mi fate chiudere l'impianto di Kark Fluff, io... Sì, vabbè, diciamo, ok. Cose politiche, non lo so. Quindi diciamo, forse questo è un primo tentativo di riunire le varie vertenze in piedi sul territorio, forse, ecco, magari una prima sinergia, quindi fare una lotta unica, forse potrebbe essere più, pagare maggiormente secondo voi? Ma sì, questa iniziativa è per tutto quello che è successo nella nostra provincia. Noi abbiamo voluto metterla, proprio far toccare con mano alle istituzioni delle eccellenze che noi avevamo sul territorio e purtroppo sono andate via, ma la preoccupazione di più è che queste eccellenze non torneranno mai più nella nostra provincia. In sostituzione a queste realtà che sono andate via, noi chiediamo alle istituzioni di riflettere, perché spostiamoci un attimo perché siamo in controluce. Okay. Cioè, diciamo alle istituzioni di riflettere, di fare sinergia, di fare squadra, perché chiaramente se non c'è l'unione tra le varie istituzioni, comuni, provincia, regione, stato centrale, la società sta facendo un declino spaventoso, cioè, è andato via delle eccellenze che non verranno mai più, ma soprattutto si sta perdendo la professionalità dei lavoratori. Tu sei così? Io, Rossi Gino, ex Videocon. Ex Videocon. E una cosa volevo dire, ma diciamo che il prossimo passo non potrebbe essere anche magari unire la vertenza sul lavoro anche ad altre vertenze, quali quelli per esempio sull'inquinamento del territorio, perché noi siamo in piena Valle del Sacco. Ma soprattutto questa è anche la preoccupazione, perché noi, come sappiamo, che la storia, che la nostra Ceceria era una zona praticamente agricola, poi c'è stata l'industrializzazione e ha portato un benessere per la provincia. Adesso però con questa situazione rimaniamo con un territorio inquinato, senza realtà lavorativa, io penso che questo territorio non avrà più futuro. Scaraggi Maria Concetta lavorava una ditta, la Tecna di Villa Santa Lucia, occupava soprattutto di finitura vetro. È un'azienda che è nata per la lavorazione dei prodotti della GC di Roccasecca. E questa azienda ha cessato l'attività nel 2008 e abbiamo avuto un anno di cassa integrazione più la mobilità e poi non abbiamo più lavorato oltre a qualche tirocinio. Ma era per utilizzo edile il vetro che produceva? No, noi sono in terza luce delle autovetture, tutti i tipi di autovetture. Quindi era un indotto Fiat di fatto? Non solo Fiat. Mm. Ho
qualsiasi tipo di autovettura. E non so, non hanno pensato i vostri titolari magari a riconvertire pur di non chiudere magari? No, perché loro hanno proprio respinto le commesse. Quindi era una fabbrica che aveva commesse? Sì, aveva commesse, andava benissimo, i lavoratori lavoravano con professionalità, però diciamo che si sono arricchiti e alla fine hanno avuto... Ah, proprio così, cioè non si sono più voluti occupare... Sì, non si sono più occupati di nulla. Hanno deciso di fare soldi con la finanza? Sì, in due giorni hanno chiuso, ci siamo trovati fuori dal mese di novembre del 2008. Accidenti. E quindi vabbè, voi l'avvertenza l'avete portata anche a livello istituzionale, avete coinvolto gli organi, abbiamo fatto di tutto, però purtroppo visto che era il proprietario che non ha voluto andare avanti con l'azienda, siamo rimasti proprio fuori, anzi siamo stati fortunati che comunque ci è stato dato un anno di cassa integrazione, perché lui voleva addirittura chiudere la cessazione di attività, però tramite il sindacato, soprattutto la CGIL, siamo riusciti ad ottenere un anno di cassa integrazione. Cassa integrazione che però poi andrà a immobilizzare la mobilità e via. Con l'accordo di cessazione attività. Quindi avrete la cassa integrazione più la mobilità e poi... Ma non avete mai pensato eventualmente di riorganizzarvi in qualche modo? Pure fare una cooperativa, però non ci è stato permesso perché non era semplice. Ho capito. Non era semplice. Ok, grazie. Possiamo invece parlare con un ex dipendente della SIAP. Ma invece la vostra situazione, diciamo, qual è esattamente la vostra azienda attualmente? Voi siete in cassa integrazione attualmente? Siamo in mobilità. Ah, proprio, quindi siamo in mobilità. In mobilità perché la fabbrica ha chiuso la produzione nel 2011, dicembre, poi un anno di cassa integrazione e a maggio del 2013 siamo andati in mobilità. Tutti quanti, 93 persone in mobilità, un'azienda che faceva una produzione che... era arrivata a altissimi livelli in Europa. Ma di che cosa si occupa la SIAP? Finta pelle, abbiamo l'espositore. Ah, quello lì, sì. E ho aderito a questa manifestazione con i colleghi per sensibilizzare un po', ma non per la riapertura dell'azienda, perché sappiamo che... però che le istituzioni ci diano una mano... Certo. Una mano, perché qui abbiamo tutti la media di dai 40 in su. Certo. Ma quindi anche voi come la Tecna praticamente comunque avevate commesse, quindi l'azienda non era in crisi. Noi avevamo commesse, però da quando era arrivato il supporto, noi eravamo su un supporto cinese, abbiamo perso, non potevamo competere come manodopera con loro. Certo. E normalmente l'azienda poi alla fine, quindi certo. Quindi praticamente è arrivato il concorrente cinese, cioè è entrato proprio nella vostra fabbrica, cioè oppure via, come funziona? No, ha cominciato con fare delle prove con materiale nostro, è riuscito a farlo abbastanza bene. Il nostro magari costava, faccio un esempio, un euro, loro costava 50, ed è normale che... Costava 50 perché evidentemente risparmiavano sulla manodopera, è chiaro, esatto, no? Le grandi industrie, cassaturifici, noi eravamo solo cassaturifici, hanno preferito... anche loro buttarsi là, visto che la merce andava bene. Certo, ok. Grazie.